ma per tutto quello che vediamo, e non solo per questo. Buonasera a tutti, mi ricordo il Gioco Senza Frontiere, per me era un appuntamento settimanale che mi entusiasmava, perché mi divertivo moltissimo, per cui siamo felicissimi di essere presenti. Poi ho parlato con un po' di atleti e la cosa bellissima è che ci sono molti atleti che sognano Rio oppure le Olimpiadi di Tokyo, per cui quando ci sono questi sogni e queste speranze, secondo me siamo sulla strada corretta, perché lo sport è agonismo, è bellezza, è stare insieme, però alla fine avere un bell'obiettivo olimpico non guasta mai. Ho visto che ci sono degli atleti straordinari, delle medaglie d'oro, che hanno collezionato campionati del mondo, per cui un grazie a loro, perché ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto gioire quando erano degli atleti top. Oggi sono qua con noi per dare una direzione a questi ragazzi, per cui la serata nasce benissimo, grazie a chi l'ha organizzato, grazie a Teresa, a Ruggero, a Bene, ma grazie soprattutto a tutti quelli che sono venuti. Buona serata e buon divertimento a tutti. Grazie davvero al dottor Paolo Garina, tra l'altro vedremo.